Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Che ministro è... È una bozza, diciamo così, per quello che si legge profondamente anticostituzionale. Ma guardi, è da qualche settimana che anch'io chiamo questo governo il governo Meloni-Salvini, o meglio il governo Salvini-Meloni, perché Salvini lancia delle idee e Meloni rincorre quelle idee. E vorrei dire anche che, a mio avviso, in questo caso sarà l'ennesimo esempio di un governo che lavora in retromarcia, come sulla norma, sul reato sui raduni, l'hanno chiamato sui rave, ma coi rave non c'entrava niente, come sul tetto al contante, che adesso è stato bloccato dal Quirinale, come sui segnali che avevano dato ai Novax, come sul condono tombale che avevano annunciato e che proprio ieri hanno ritirato. E anche in questo caso io credo che il governo ha lanciato un tema e andrà in retromarcia. Però è troppo importante la questione per risolverla nella polemica politica. Ci sono alcuni punti gravissimi di questa bozza Calderoni che spaccano l'Italia, un'Italia che è già divisa. Io voglio ricordare soltanto che appena 2 giorni fa l'Atlante di Save the Children per i bambini mi ha colpito un dato, diciamo, anche personalmente, perché ha ricordato come un bambino che nasce nella mia provincia, a Caltanissetta, ha 4 anni di aspettativa di vita in meno rispetto a un bambino che nasce al nord. Questa è l'Italia oggi, un'Italia che tutti, sinistra, io mi sono impegnato da ministro precedentemente proprio per questo, ma anche io mi auguro il governo della destra dovrebbero provare a risollevare, proprio riducendo queste disuguaglianze territoriali. E invece questa bozza che cosa fa? Innanzitutto ridisegna un assetto dei poteri dello Stato e lo fa con intese bilaterali con la singola regione, esautorando di fatto il Parlamento. Cioè, questo è un primo tema fondamentale. Qui parliamo dell'organizzazione dei poteri. Lei immagina i ministeri a geometria variabile. Cioè, un ministero che dice il ministero dell'istruzione e del merito, adesso l'hanno chiamato, ma lasciamo perdere quest'altra polemica, può lavorare ma in 18 regioni. Il ministero dei trasporti lavora ma il suo lavoro si applica a 13 regioni. Cioè, siamo proprio in presenza di qualcosa che ha a che fare con l'organizzazione dei poteri dello Stato e che necessariamente deve vedere una discussione in Parlamento. Invece la bozza Calderoni voleva affidarla alle intese bilaterali con le regioni. Secondo punto di merito, perché a differenza di Rizzetto, evidentemente, io quella bozza l'ho letta, a differenza di lui no, perché, diciamo, proprio quei livelli essenziali di prestazioni ai quali la Costituzione ci richiama e che noi avevamo cominciato a fissare, per esempio nella scorsa legislatura sugli asili nido, ma su tanti altri servizi dovevano essere ancora fissati, lì è esplicitamente previsto che se in un anno non vengono fissati, le competenze e le materie vengono trasferite alle regioni secondo il criterio della spesa storica, che è esattamente quello che cristallizza le disuguaglianze esistenti. E poi c'è un punto fondamentale che riguarda le materie. Ah, io lo dico a Caporale, io penso che la riforma del titolo V fatta dal centrosinistra sia stata una riforma sbagliata. È talmente sbagliata che ha creato un ingorgo alla Corte Costituzionale, un conflitto di attribuzioni su materie che non ha alcun senso delegare alle regioni, come l'energia, per esempio. E lo dico non solo per la lezione della pandemia, che ci ha fatto vedere come il coordinamento dei poteri pubblici, per esempio sulla sanità, fosse essenziale a salvare il nostro paese in un contesto di disuguaglianze così accentuate, in cui il vero divario nel nostro paese non è, diciamo, solo economico, ma è dei diritti di cittadinanza. Ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B o di serie C già oggi. Ma io voglio dire anche, diciamo, siamo in un'altra fase storica completamente. Il PNRR, che cosa ci dice? Che c'è bisogno di coordinare maggiormente i poteri dello Stato. La guerra, la crisi energetica, ci dice che noi abbiamo bisogno di una politica energetica comune a livello europeo e noi vogliamo diversificarla tra le regioni italiane. Cioè, mi sembra che non solo non sia la priorità, che sia anche un po' anacronistico non fissare dei criteri rigidi sui quali, sui grandi pilastri della cittadinanza, come la scuola, non ci possono essere 20 sistemi diversi, già lo paghiamo sulla sanità, su materie strategiche, politica industriale, politica energetica, tu hai bisogno di un coordinamento europeo e nazionale, altro che di una devoluzione. E l'ultima cosa che voglio dire, anche in questo caso, a me pare che sia, diciamo,
un'arma di distrazione di massa per non parlare delle vere urgenze del paese. Ma oggi è questa la priorità del paese o la priorità è i salari che sono stati erosi dall'inflazione, le famiglie che non arrivano a fine mese? E poiché non ci sono risposte su questo, siamo da settimane a discutere di migranti. Io sono stato su quelle navi a Catania, siamo a discutere adesso di autonomia differenziata. Lanciare sempre la palla in tribuna per evitare di affrontare e distrarci tutti dalle vere priorità. Bollette, salari, la condizione economica di un paese che rischia di entrare in una recessione dalla quale che nessuno di noi si può permettere. Prossima fermata a Ponte sullo Stretto, ha detto Salvini. L'ha detto che lo porta adesso lunedì, che lo porta direttamente al Consiglio dei Ministri, cioè lo porterà al Consiglio dei Ministri. Quindi io aspetto con curiosità questo Consiglio dei Ministri. Aspetti, Rizzetto, ci arriviamo, perché parlare anche di salari, naturalmente. Dopo però volevo... ma è incredibile, scusi, è incredibile come oggi il partito, a parte che non avrei capito dove Provenzano capisce che non ho letto la bozza, ma non Sì, niente. Perché ha detto che i LEP sono fissati, invece il contrario. Non ho detto che i LEP sono fissati, ho detto questo. Ha detto che le materie verranno attribuite dopo la fissazione dei LEP, invece nella bozza c'è scritto che dopo un anno, se i LEP non vengono fissati... All'articolo 3, io ho detto un'altra cosa, ho detto che all'articolo 3 di questa bozza, fondamentalmente, si dice che i trasferimenti... Sì. Possono essere effettuati soltanto una volta individuati, che è un'altra cosa rispetto a quello che dici tu, però non voglio togliere tempo ad altro. No, la cosa interessante è che politicamente il Partito Democratico, dopo 10 anni che governa, oggi magicamente si sveglia a un mese dalle elezioni e ha le idee più brillanti per risolvere i problemi del nostro paese. Evidentemente, avete dormito per 10 anni. Il taglio, Rizzetto, il taglio del cuneo fiscale noi l'abbiamo fatto con Gualtieri al governo di 6 miliardi. Abbiamo proposto nel governo Draghi di farlo e le altre forze politiche l'hanno fatto cadere. Quindi su questo... Caro Rizzetto, sul tema dei salari io l'ho posto, quando sono stato al governo. Adesso ci torniamo, Provenzano, sui salari. Fatemi sentire anche gli altri ospiti. Duilio, più autonomia o più disobbedienza?